Salve a tutti e bentornati all'angolo della libraia. Oggi parliamo del nuovo romanzo di Felicia Kingsley. Ti aspetto a Central Park. Felicia Kingsley, classe 1987, vive in provincia di Modena con il compagno. Diplomatasi al liceo scientifico, si è poi laureata in architettura ed ha sempre esercitato la professione nell'ambito della ricostruzione seguita al sisma che nel 2012 ha colpito l'Emilia. Appassionata di scrittura dall'età di 12 anni, oggi vive questa sua abilità come un modo per evadere da un lavoro in cui si trova sempre a dover fare i conti con regolamenti, normative e burocrazia. Nel 2016 ha autopubblicato il suo primo romanzo, Matrimonio di convenienza. Il successo del libro sul web è stato tale che a inizio 2017 la Newton lo ha commercializzato. Nei primi mesi del 2018 è uscito il suo secondo racconto, Stronze si nasce, che ha replicato il successo del precedente. Durante l'estate del 2018 la Kingsley è esordito sul mercato americano con la traduzione di Matrimonio di convenienza e pochi mesi dopo ha pubblicato di nuovo qui a casa il suo terzo romanzo, Una Cenerentola Manatta. Prolifica com'è, già nell'estate del 2019 è uscito il quarto libro, Due cuori in affitto, e a dicembre dello stesso anno il quinto, La verità è che non ti odio abbastanza. Nel corso della drammatica emergenza coronavirus, durante la primavera 2020, a poche settimane dall'inizio del lockdown, la Kingsley ha reso disponibile sulla piattaforma Kobo la novella Appuntamento in terrazzo ed ha ceduto in beneficenza tutti i relativi proventi. A inizio estate 2020, invece, è uscito Prima regola non innamorarsi e da dicembre l'autrice ha regalato ai suoi fan il lungo racconto a tema natalizio Il mio regalo inaspettato. Bugiarde si diventa è della primavera del 2021. Non è un paese per single e ti aspetto a Central Park, sono entrambi dell'inverno 2022. Veniamo al romanzo. Knight Underwood è un bell'uomo, di quelli che fanno perdere la testa praticamente a ogni donna. Vive in un moderno loft nell'Upper East Side, veste sempre con eleganza ed è anche un editor di successo della famosa Page Turner Publishing. Quando il posto da direttore editoriale resta vacante, Underwood però non riesce ad ottenere la promozione. Viene scavalcato dalla nuova assunta Victoria Wender. La Wender, ex reginetta di bellezza trentenne, è stata a sua volta un editor in Texas ed ha costruito la sua carriera sui romance, soprattutto grazie alla sua scrittrice di punta, Miranda Stoller. La Page Turner, in grosse difficoltà economiche, conta sulla Wender per modernizzare il catalogo e sulla Stoller per migliorare da subito i dati di bilancio. Lo scontro fra Knight e Victoria è praticamente inevitabile, ma come spesso succede, la rivalità lavorativa e la differenza di vedute sul futuro della società si accompagna quasi da subito ad una fortissima tensione sessuale. I due professionisti, costretti a lavorare giornalmente gomito a gomito, riusciranno a sopprimere la passione reciproca o finiranno per cedere al loro istinto e contemporaneamente a salvare dal disastro la casa editrice? Allora, il nuovo autoconclusivo office romance in ambito editoriale della Kingsley presenta molte delle caratteristiche a cui i fan della prolifica autrice sono ormai avvezzi. Dialoghi brillanti, battute sagaci, ambientazioni impeccabili, narrazioni in prima persona ma con capitoli alternati fra i due protagonisti principali. Tuttavia, personalmente, ho riscontrato in questo romanzo alcune pecche che non erano presenti nella produzione precedente. Più della metà del libro si basa quasi interamente sulla tensione sessuale e sulle fantasie erotiche dei due protagonisti. Pare quasi di leggere un 50 sfumature edulcorato. Anche l'approfondimento psicologico dei protagonisti e lo sviluppo fattuale dell'intreccio sono relegati solo agli ultimi capitoli e praticamente non esistono personaggi di contorno. Decisamente non la prova miglior uscita della Kingsley. Speriamo nel prossimo romance.
E questo è tutto per la nostra recensione di oggi. Ci risentiamo presto qui all'angolo della libraia. Ciao!